Radio Radicale, 40 anni fa, proprio in queste ore, il 23 febbraio del 1981, mentre era in corso la seconda votazione per la formazione di un nuovo governo spagnolo, dopo che pochi giorni prima il governo che si era candidato a guidare il paese non aveva ottenuto la maggioranza. Nel congresso dei deputati, nella Camera dei Deputati spagnoli, fa irruzione un gruppo di militari che prende possesso della Camera dei Deputati, del congresso dei deputati, e dà il via a un'operazione destinata a fallire, che aveva come obiettivo un nuovo colpo di Stato. A guidarla era un generale, il generale Tejero, molto discusso perché sembra che dopo il ritorno del paese alla democrazia, nella seconda metà degli anni 70, avesse provato a fare già un golpe, e per questo era stato, credo, sospeso per qualche mese dall'esercito. Noi ne vogliamo parlare col costituzionalista Stefano Ceccanti, che è docente di diritto costituzionale italiano e comparato, e quindi conosce molto bene i meccanismi costituzionali spagnoli e soprattutto può ricostruire bene quei drammatici momenti. Allora, in che situazione si trovava la Spagna in quel momento e quali erano le responsabilità di Suárez, che era il presidente del Consiglio uscente, che dopo i primi anni di governo si era trovata a gestire una crisi politica, economica e sociale di grande rilievo? Sì. Io immagino che i nostri ascoltatori saranno bombardati in queste ore dalle immagini di repertorio di questa irruzione del tenente colonnello Tejero, che irrompe appunto nella Camera dei Deputati anche sparando per aria, cosa che c'era una telecamera della televisione che funzionava, e quindi la cosa nelle tribune che poi impressionò dopo fu, e che colpì in maniera negativa evidentemente l'opinione pubblica, sono gli spari proprio che si sentono dentro. Era appunto la seconda votazione sull'investitura del governo Calvo Sotelo. Si era determinata una crisi extraparlamentare, perché Adolfo Suárez, il premier che aveva gestito in maniera, diciamo, pressoché perfetta il passaggio dallo Stato autoritario allo Stato democratico, aveva creato questo partito, l'UCD, che poi è scomparso, che era un partito molto debole, molto friabile. Il partito era un po' esploso e lui in questa nuova fase non stava riuscendo a gestire le cose. Si era dimesso, le dimissioni erano state ibernate un po' per un certo periodo, e poi, come si prevede in Spagna, secondo l'articolo 99 della Costituzione, c'è prima una votazione in cui devi prendere la metà più uno, e Calvo Sotelo fallisce questa prima votazione, c'è invece una seconda votazione in cui i sì devono battere i no, quindi solo una maggioranza relativa, e Calvo Sotelo la stava per ottenere. Però, anche se lui stava per ottenerla, intorno c'era una crisi economica significativa nel paese, una crisi comunque politica, perché si capiva che questo partito, l'Unione del Centro Democratico, era in avanzata fase di decomposizione e la sua era una leadership debole che era stata scelta per difetto, per assenza di altri leader. Poi c'era una crisi anche istituzionale, perché stavano partendo i primi statuti di autonomia nel Paese Basco e in Catalogna. I baschi e i catalani chiedevano molto, i militari erano preoccupatissimi perché, impregnati di cultura franchista, nazionalista, vedevano questo come una disintegrazione dello Stato. Quindi, e poi c'era l'ETA, che anche se si era passata alla democrazia, continuava a sparare in maniera piuttosto violenta e ripetuta, creando un clima complicato. Tra l'altro l'ETA voleva esattamente provocare un ritorno al sistema autoritario per giustificare la propria posizione, cioè giocava al tanto peggio tanto meglio. Allora, in questo quadro vari settori dell'esercito da mesi tramano, ci sono dei tentativi di golpe prima e dopo, cioè quello a cui alludeva lei era quello più elaborato, che si era chiamato Operazione Galassia, che era stato preso per tempo, ma ce ne furono anche altri. Ecco, ma com'era possibile che Tejero, che era stato considerato come il responsabile dell'operazione Galaxia, poi fosse ritornato nell'esercito? Ma perché lì comunque c'era l'idea di appianare i conflitti e di non sfidare apertamente i militari, di andare piano piano sulla strada della democratizzazione. Il momento più duro che c'era stato contro i militari era stato tra il venerdì e il sabato santo del 77, quando era stato improvvisamente, per un accordo fatto dal presidente del Consiglio Suárez con i comunisti, legalizzato il Partito Comunista.
che era una cosa per i militari assolutamente inconcepibile. Era stata creata una regia molto accurata, per cui il leader del Partito Comunista Carrillo si presentò dichiarandosi fedele alla monarchia, era necessaria la monarchia, oltre che evidentemente la democrazia parlamentare, quindi era stato congegnato bene, però i militari restavano una delle sacche di resistenza. E lì tra i militari c'erano posizioni diverse che erano confluite in un appoggio appoggi significativi a questo golpe, perché noi vedendo le immagini ci sembra che ci sia uno invasato che spara per aria, una cosa da operetta, insomma, tipo i film italiani su Vogliamo i colonnelli, così. In realtà la cosa aveva degli appoggi, però erano appoggi che avevano impostazioni diverse, nel senso che per Tejero bisognava abbattere sia la democrazia sia la monarchia. Ecco, la sì. Cosa che mi ha colpito di quel giorno e di quel tentativo di golpe è il fatto che quasi tutti i deputati del Congresso si abbassano sotto, diciamo, sì, lo scranno e restano in piedi in tre, ecco, sì, di cui c'era uno di questi tre che stava votando. Allora, chi sono questi tre che coraggiosamente, col rischio di beccarsi una pallottola in testa, sono rimasti, diciamo, al loro posto? Sì. Sono tre persone, diciamo, c'è qui il romanzo scritto da Javier Cercas, che è molto bello, tre sconfitti, perché uno è un ex militare, Gutiérrez Mellado, che era uno dei pilastri del nuovo governo che si andava costituendo, che era stato favorevole al colpo di Stato di Franco nel 1936. Ma siccome era stato fautore allora, in qualche modo si era pentito e vedeva la democratizzazione come uno sbocco assolutamente irreversibile. Poi c'era il leader comunista Santiago Carrillo, che però era stato sconfitto duramente nella competizione a sinistra da Gonzales, e il proprio partito stava esplodendo con settori diversi che si stavano disintegrando. E poi c'era lo stesso Suarez, che era lo sconfitto del periodo perché aveva dovuto accettare di mollare la presidenza del Consiglio. Quindi questi tre sconfitti sono i tre, infatti, che dimostrano maggiore dignità. Gli sconfitti sono quelli che hanno più coraggio e non si nascondono sotto. Dicevo, c'erano tre approcci dei militari. Uno era l'approccio di Tejero, cioè no alla monarchia e no alla democrazia. Poi c'era altri militari, come Milans del Bosch, che erano a favore della monarchia ma contro la democrazia. E poi c'era il generale Armada, che era quello che pensava di governare Tejero, che era a favore della monarchia, a favore della democrazia, ma voleva un governo di emergenza, perché secondo lui questa soluzione che si andava creando non era credibile. Quindi il generale Armada, a un certo punto della serata, si reca da Tejero e gli dice che però, va bene, lui ha fatto il lavoro sporco, però che ora si deve ritirare. Ma Tejero dice sì, ma dopodiché cosa facciamo? Cioè, facciamo un bel governo di emergenza nazionale che guido io. Cioè, sì, ma chi sono i ministri? Cioè, i ministri sono questo, poi ci mettiamo anche un socialista, ci mettiamo un comunista. Quindi nella ricostruzione, certo, che viene fatta dopo, Tejero dice, ma come? Io ho fatto un colpo di Stato per instaurare un regime autoritario, voi mi dite che c'è addirittura un governo che deve arrivare comprendendo addirittura dei ministri comunisti, non esiste. Ovviamente poi, diciamo, l'incapacità di Tejero di comprendere il rapporto di forze, il fatto che ci fossero stati degli spari, a quel punto la reazione durissima del re, che di notte arriva in televisione. Ecco, una cosa che non ho capito. Allora, loro contavano sul fatto che re Juan Carlos avallasse il golpe, e diciamo, noi sappiamo che Franco ha tenuto la famiglia reale, i Borbone, come una riserva quando per la sua morte, anzi tra l'altro lo aveva ridesignato quasi lui. Sì, non aveva designato il padre. No, non aveva designato, certo. E invece si era in qualche modo allevato il figlio, convinto di poterlo controllare a differenza di suo padre. Ecco, i militari pensavano di convincere il re ad avallare. Sì, diciamo, i militari, una parte pensava di convincerlo a restaurare un regime autoritario, visto che da lì veniva, un'altra parte pensava di convincerlo a un governo di emergenza creato con questa procedura extracostituzionale. Pensavano comunque che lui non avesse convinzioni democratiche così profonde, soprattutto il generale Armada aveva un po' convinto tutti che il re fosse d'accordo con lui nel pilotaggio di questa operazione, e quindi questo rumor di sciabole fosse preordinato. Invece il re reagisce e si conquista sul campo la piena legittimità democratica, perché la notte lui interviene in televisione e invita a resistere,
E lì si rivela che le basi sociali di appoggio alla democrazia, quella che Paul Preston chiama la terza Spagna, cioè il fatto che buona parte della Spagna non voleva ripetere l'esperienza della guerra civile, l'estremizzazione violenta tra i due campi, ma voleva la piena integrazione con l'Unione Europea. Quindi abbiamo una manifestazione di massa in tutta la Spagna e il golpe viene sconfitto, e da lì di fatto la democrazia diventa irreversibile, anche se una parte di questi problemi sono in qualche modo ereditati, perché in particolar modo il problema centro-periferia tra autonomia regionale e unità dello Stato, che non era stato risolto dalla Costituzione, che lascia delle formule vaghe, è rimasto da allora forse il punto più delicato, che non è ancora chiuso. Allora, i fatti, l'irruzione nel congresso avviene intorno alle 6:30 del pomeriggio. Perché il re aspetta l'una di notte per fare quel messaggio alla nazione? Ma qui abbiamo ricostruzioni storiche le più varie. Evidentemente il re voleva rendersi esattamente conto di quali fossero gli appoggi, dove fossero i problemi e così via. Questo è un po' qualcuno, c'è una parte della storiografia critica che dice che lui fosse effettivamente incerto, però mi sembra che la parte maggiore della storiografia propende invece per l'idea di un intervento mirato nel momento in cui lui pensava di avere il controllo della situazione. Allora, in quegli anni la Spagna voleva entrare nella comunità economica europea. Oh, tra l'altro Pertini si fece da tramite, lo ricordiamo tutti. Allora, la reazione di alcuni partner europei fu durissima. Per esempio ricordo la Thatcher che si schierò contro i golpisti immediatamente. Allora, ci furono delle incertezze, perché noi ricordiamo che il segretario di Stato americano Alexander Haig, molto discusso all'epoca, disse questa è una cosa che non ci riguarda, e che allora gli Stati Uniti di Reagan, secondo lei, sarebbero stati favorevoli a sostenere anche i golpisti, così come fece Eisenhower all'inizio degli anni 50 quando venne in visita da Franco, che non si aspettava, diciamo, questo endorsement degli Stati Uniti? Ma dunque, diciamo, per quello che riguarda gli anni 50 dobbiamo tener conto che il quadro era della guerra fredda, quindi tutto quello che aiutava al contenimento dell'Unione Sovietica era ritenuto comunque un male minore, non era visto come un bene, ma era ritenuto come un male minore. Beh, anche nell'81 c'era... Sì, però l'amministrazione Carter invece, tra il 76 e l'80, giocò un ruolo molto rilevante per la democratizzazione. Anzi, addirittura, leggendo anche una parte delle carte della CIA che sono declassificate, che si trovano online, c'è per esempio una descrizione molto molto negativa che viene fatta di Carrero Blanco, il leader dell'apparato che voleva la continuità dello Stato autoritario, pochi mesi prima che l'ETA organizzasse lo spettacolare attentato in cui lo fece esplodere. Quindi lì molti pensano che non che la CIA evidentemente abbia programmato lei l'attentato, ma che sapesse e avesse lasciato fare, perché questo avrebbe favorito la transizione democratica. Per la presidenza Reagan 80-84 sappiamo che la presidenza Reagan, soprattutto in altri contesti territoriali, pensiamo all'America Latina, ha avuto un approccio spesso molto favorevole alle dittature che non alle democrazie, però probabilmente l'amministrazione americana non aveva un univoco orientamento rispetto alla situazione spagnola, che certo li poteva far preoccupare, in particolar modo per i conflitti territoriali che c'erano. Però non saprei dire se questo orientamento era un orientamento... Indubbiamente l'orientamento europeo era tutto compattamente pro-integrazione e pro-democrazia. Arrivarono anche dei militari dal Portogallo? Sconfinarono? No, questo no, francamente non me lo ricordo. Però è possibile, perché lì eravamo ancora in una fase di stabilizzazione e della democrazia portoghese, anche se il periodo più caldo era stato superato, si stava avviando la fisiologia della democrazia. Si ricorda una reazione da parte del governo italiano? Allora c'era governo Forlani. Sì, ma mi ricordo, diciamo, quello che ci ricordiamo è la reazione di Pertini. Pertini reagì dicendo: ecco, io sono un presidente della Repubblica, il capo dello Stato in Spagna, il capo dello Stato monarchico, ma tutti e due siamo accomunati dalla forte democrazia. Sì, in Italia era un periodo di governi deboli con i passaggi... Eravamo alla vigilia dello scandalo della P2. Di quando appunto il presidente del Consiglio Forlani poi si dimise e, diciamo, essendo incerta la Democrazia Cristiana su chi dei propri esponenti fosse dentro gli elenchi della P2, la Democrazia Cristiana preferì lasciare la guida del governo provvisoriamente a Spadolini. Questo era il contesto di debolezza in cui eravamo in quel momento. Senta, che cosa può dire sul processo democratico spagnolo? Allora,
La democratizzazione della Spagna ha portato a perenni conflitti che noi vediamo ancora oggi. Allora, c'era negli anni 70-80 c'era l'ETA che aveva una matrice. Che per fortuna ora è. Che ora, certo, avendo una matrice, diciamo, di sinistra comunista marxista, sì, è stata riassorbita dalla nascita del nuovo sistema. Laddove però ci sono state delle fibrillazioni di origine borghese, la Catalogna, queste non si sono calmate e anzi lo Stato spagnolo ha continuato a comportarsi come uno Stato, secondo molti, centralista, pur avendo dato ampia autonomia alla Catalogna. Allora, le volevo chiedere se c'è qualche pecca nella crescita nel progresso democratico spagnolo per il quale oggi noi assistiamo ancora a queste cose. Diciamo, allora, negli ultimi anni abbiamo avuto un capovolgimento di emergenze, perché il Paese Basco, dove tradizionalmente c'era il problema dell'ETA, si è riassorbito, è esplosa la conflittualità in Catalogna. Lì, diciamo, c'è stato un errore, però non è così come la descrivono gli indipendentisti, che è stata la sentenza del Consiglio Costituzionale spagnolo, il Tribunale Costituzionale sulla Catalogna, perché lì c'è stato uno statuto di autonomia che è stato approvato a grandissima maggioranza dalla regione, è stato poi confermato dal Parlamento centrale e poi è stato confermato dall'elettorato catalano a grandissima maggioranza. Vederselo poi tagliato improvvisamente da una sentenza per cui il Tribunale Costituzionale ha lavorato molto, ha determinato un sentimento di difesa. Però è anche vero che questo sentimento di difesa è stato alimentato ad arte da una crisi dell'ex partito di governo Convergenza e Unione, che anche per mascherare la propria crisi dovuta anche a scandali finanziari del proprio leader storico Jordi Pujol, si è riconvertita in forza indipendentista lacerando il quadro. Quindi c'è stato questo eccesso di autodifesa in senso opposto che ha polarizzato il quadro. Ora bisogna dire che col risultato delle ultime elezioni, siccome da ambedue le parti, in ambedue gli schieramenti, sono prevalse nel voto le componenti meno radicali, perché nello schieramento antisecessionista ha prevalso il Partito Socialista Catalano e non Ciudadanos, che era su una posizione estremista centralista, e dall'altra ha prevalso Esquerra Repubblicana di Catalogna, che in questa fase è molto più moderata degli ex di Convergenza e Unione, diciamo, c'è la possibilità che, forse non sull'immediato ma sul medio periodo, queste tensioni possano essere risolte, che vanno risolte sul piano politico, perché purtroppo appunto la Costituzione spagnola, che è fatta benissimo, non poter riuscire a risolvere in maniera convincente nel testo costituzionale il rapporto centro-periferia, qualcosa che un pochino ricorda i nostri problemi, situazioni, certo, tormentate che stiamo vivendo oggi. Ecco, che proprio poi nella giornata di oggi, per inciso, la Corte Costituzionale dovrebbe fare la sentenza di merito sulla legge anti-DPCM varata dalla Val d'Aosta e quindi segnare un po' un confine piuttosto chiaro tra Stato e autonomia. La vedremo stasera. Senta, un'ultima questione. Allora, se dovesse trovare un eroe nella giornata del 23 febbraio del 1981, in questo golfe, a chi darebbe, diciamo, il premio? Ma diciamo, il premio va indubbiamente dato al re, perché il re ha interpretato la terza Spagna, cioè la Spagna che non voleva ricadere nelle polarizzazioni e che era pronta a mobilitarsi, ma che aspettava anche un segnale dall'alto per poter segnalare che la democrazia e quindi anche il legame con l'Unione Europea era irreversibile. Bene, grazie, mi è sembrato di sentire Togliatti dopo la svolta di Salerno. Allora, ringrazio Stefano Ceccanti, costituzionalista, col quale abbiamo cercato di rievocare questa giornata drammatica del 23 febbraio del 1981, il tentato colpo in Spagna. Grazie. Grazie.